Grazie intanto, buongiorno a tutti e grazie a Katia Bastioli e a Novamont per l'invito qua oggi. Ma credo di voler partire con questo breve intervento dal raccontarvi perché fin dall'inizio, fin dai primi passi in Umbria abbiamo scelto di lavorare con Novamont, con grande orgoglio e con grande energia, perché il perché sta è tutto contenuto nelle parole con cui Katia Bastioli ha aperto i lavori di questa mattina. Quando Katia dice che la bioeconomia deve aiutarci a riconnettere economia e tessuto sociale, e quindi l'innovazione deve essere intesa come un'innovazione utile a generare questo tipo di riconnessione, quando dice che le radici dello sviluppo sostenibile devono rimanere ancorate ai territori e alle comunità locali, dice e interpreta la stessa visione dell'agricoltura e della produzione di cibo che Coldiretti ha cercato di portare avanti in questi ultimi 15-20 anni. Ed è proprio questo il motivo per cui abbiamo scelto, approcciandoci alle novità della chimica verde e della bioeconomia, di scegliere Novamont come partner, perché c'era questa condivisione di fondo che si toccava con le mani già quando abbiamo iniziato a lavorare a Terni, dove non ci siamo mai cercati con un rapporto di fornitore-cliente, ma sempre come partner con ruoli diversi, con ruoli e con, come dire, con, anche con investimenti diversi, però impegnati in un progetto comune. Noi in Coldiretti abbiamo cercato di fare questo percorso sull'agricoltura, perché 20 anni fa l'agricoltura, voi sicuramente lo ricorderete, era considerata sostanzialmente un'attività che doveva diventare residuale nel nostro paese. Nei libri di testo nelle università si diceva che il futuro dell'agricoltura sarebbe stato legato a 20-30 mila imprese piuttosto grandi che avrebbero prodotto commodities nei luoghi in cui era più comodo produrre. Sono passati 15-20 anni e oggi noi abbiamo in Italia 2 milioni di persone che lavorano in agricoltura, fra gli imprenditori e gli occupati nelle nostre imprese agricole, che sono circa 1.250.000, ma soprattutto credo che sia passata ormai nella società la centralità del ruolo dell'agricoltura, non tanto e non solo perché produce cibo, ma perché è un elemento vitale per garantire un elemento di comunità, di socialità e di vita nelle comunità locali, soprattutto quando le comunità stanno lontano dalle grandi città, stanno nelle aree più svantaggiate del nostro paese, che comunque rappresentano oltre la metà del nostro territorio. E con questa visione di fondo, con questa idea di fondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare, oggi abbiamo, grazie prima di tutto al lavoro delle imprese che ci hanno creduto, e grazie, credo, alla capacità di fornire un racconto quotidiano anche alla società di questo percorso che stava avvenendo, noi oggi abbiamo un'agricoltura che ha qualcosa da raccontare al mondo in termini, ad esempio, di sostenibilità. Siamo l'agricoltura che emette meno CO2 nelle proprie attività rispetto a tutte le agricolture del nostro continente. Siamo l'agricoltura che ha meno residui chimici nei prodotti. Siamo 5-6 volte sotto, c'è una mosca che ha proprio voglia di starmi vicino stamattina. C'è un'agricoltura che ha capacità di avere pochi residui chimici, quindi vuol dire che gli agricoltori stanno lavorando con grande attenzione alla sostenibilità anche da questo punto di vista, e abbiamo numeri ufficiali dei controlli e non ovviamente forniti da noi che ci dimostrano che siamo 5-6 volte sotto la media europea a seconda del prodotto, 20-30 volte sotto la media globale rispetto a questo termine. Siamo poi il paese che in cui sta crescendo di più l'agricoltura biologica, insomma siamo un'agricoltura che si sta riposizionando molto rispetto ai temi della sostenibilità, legata molto alla difesa anche del nostro patrimonio di biodiversità, della qualità e della sicurezza alimentare che siamo in grado di fare, e che sono tutti elementi che in qualche modo ci distinguono, non tanto e non solo come agricoltura, ma anche poi come cibo. Insomma, noi sappiamo e vediamo che le voci
che hanno a che fare con l'agricoltura e che l'agroalimentare in termini economici sono voci che crescono, sono voci che sono cresciute anche quando buona parte della nostra economia invece aveva il segno meno, e anche oggi in cui il segno si è invertito, nei momenti in cui il segno si è invertito, comunque l'agricoltura continua a essere un settore che cresce in questo momento il triplo dell'industria nella definizione più classica e il doppio dei servizi. Allora è un settore interessante, un settore in cui si stanno riavvicinando molti giovani, e in questa visione, in questo modello di agricoltura e di produzione di cibo, il tema delle filiere integrate, così come le chiama con grande intelligenza Katia Bastioli, è un tema che ci accompagna fin dall'inizio. L'agricoltura italiana non vive solo di mercati degli agricoltori, ma vive della capacità di costruire filiere integrate con quelle realtà industriali e con quelle realtà della distribuzione che condividono con noi la stessa idea di agricoltura, la stessa idea di cibo. Questo ci consente oggi di avere nel nostro 1.600.000 associati non solo il tessuto storico di imprese familiari, ma anche le imprese più grandi nel nostro paese, a partire dalla più grande, Bonifiche Ferraresi, che è a poche decine di chilometri di qui, quotata in borsa, è un'azienda che ha scelto di condividere in pieno questo percorso. E grazie alle sue dimensioni, grazie a un piano industriale molto intelligente, si sta mettendo a disposizione per essere un elemento cardine di filiere agroalimentari sul territorio che hanno a che fare con le sue produzioni principali, dal riso all'allevamento, alle erbe officinali, ma che sono in grado di creare uno sviluppo orizzontale sul territorio, potendo dare contributi positivi anche alle aziende più piccole che vivono su quel territorio. Ora, il tema delle filiere integrate ci piace nel momento in cui parliamo di cibo, ovviamente in coerenza piena con questa scelta, con questa visione di agricoltura, non possiamo non guardarlo con pari attenzione nel momento in cui ci approcciamo al tema della chimica verde, della bioeconomia, e quindi ecco qua in estrema sintesi il perché della scelta di lavorare con Novamon. E abbiamo trovato questi elementi in tutti i vari step, che sono tantissimi, già quelli presenti e poi quelli nella testa di Katia sono infiniti ancora. Abbiamo trovato sempre questi elementi, sia nell'esperienza di Terni, sia nell'ultima, forse in ordine di tempo, che è quella della Sardegna, prima dell'inaugurazione di questo impianto. Troviamo tutti questi elementi e troviamo la capacità, a nostro parere molto intelligente e lungimirante, di Novamont di non calare una tecnologia innovativa, un frutto di una ricerca dall'alto sui territori, ma sempre la capacità di leggere il territorio in cui si trova e muovere le attività di ricerca, di tecnologia, di innovazione fino alla costruzione degli impianti, che sono legate profondamente alle vocazioni dei territori. In modo molto semplice, in Sardegna non ha scelto una tecnologia che la obbligasse a far viaggiare navi nel Mediterraneo per alimentare l'impianto. Ha scelto una tecnologia che consente di valorizzare intanto le distintività della Sardegna, che sono il pecorino, che sono tanti prodotti di cui la Sardegna, insomma, ci rende famosi nel mondo. Il miele da carne. Ma ci ha consentito di valorizzare quei terreni che i nostri agricoltori non possono utilizzare perché sono troppo poveri, perché non sono irrigabili, e lì nasce la ricerca sul cardo, dove un infestante diventa invece una pianta che può dare reddito. Ovvio che questo genera anche dei meccanismi culturali dei nostri agricoltori che sono importanti da accompagnare, perché pensare che una pianta che è un infestante diventa una pianta che mi dà reddito è un meccanismo che richiede cultura, formazione, ed è su questo che ci stiamo muovendo. Però intorno a quel prodotto, che per noi è il simbolo più bello da raccontare in questo momento, c'è la possibilità veramente di creare tanto valore aggiunto anche diretto e indiretto per le nostre imprese, e non solo per quelle che coltivano cardo. Perché il tema della produzione e del pannello proteico che stiamo già testando con le nostre imprese in Sardegna, accompagnati ovviamente sempre dalla ricerca di Novamont e dalle università, per sostituire la nostra dipendenza storica dalla soia o dalle proteine che importiamo con una proteina italiana,
priva di OGM, che ci aiuta a distinguerci ancora sempre di più rispetto al nostro modello di agricoltura, è un tema per noi fondamentale. Pensare che gli oli lubrificanti che otteniamo dalla coltivazione del cardo oggi sono in vendita e in utilizzo sperimentale nella rete dei consorzi agrari italiani, per noi è un elemento di vanto. Oggi siamo all'inizio, ma credo che ancora di più con l'apertura dell'impianto di oggi, che ci dà una prospettiva anche di quantità e di volumi notevole, io credo che siamo nelle condizioni di accelerare di molto questo tipo di percorso. Allora, quello che noi possiamo e dobbiamo fare, su cui ci stiamo muovendo, è sicuramente su un doppio fronte. Da un lato coinvolgere gli agricoltori e accompagnarli in questi percorsi di filiera integrata, dall'altro agire per quella che è il nostro ruolo e la nostra capacità, insomma, di dialogo con le istituzioni, agire a tutti i livelli perché tutte le possibili azioni, anche di sostegno economico, che le istituzioni regionali, nazionali ed europee possono mettere in campo, recepiscano questa idea di fondo, e cioè di una tecnologia, di una bioeconomia che davvero si lega in modo sinergico con le vocazioni del territorio. Allora, in questo stiamo lavorando, ad esempio, in ambito regionale con i vari piani di sviluppo rurale, perché quando inserisco una nuova coltivazione ho anche bisogno, soprattutto in una fase iniziale, di avere un aiuto per fare questo passaggio, soprattutto perché, ad esempio, pensando al cardo, sto pensando a una coltura che è pluriennale, che quindi ha necessità di essere di un lavoro lungo che dà i suoi frutti dopo alcuni anni, e quindi stiamo lavorando nelle misure del piano di sviluppo rurale della Sardegna per alzare la sensibilità e quindi creare anche delle occasioni di intervento economico da parte della regione. Idem, credo, dobbiamo cogliere l'opportunità del piano industria 4.0 per fare in modo che anche questo poi nelle sue azioni concrete recepisca questa idea di bioeconomia e non tante altre che potremmo immaginarci ma che ci allontanano dai nostri territori. E nello stesso tempo, guardo Simona Bonafè, dobbiamo pensare a come interpretare la strategia europea sulla bioeconomia di nuovo, perché anche questa strategia interpreti questa visione. Insomma, questo è un po', credo, in breve il motivo per cui non solo Coldiretti ha iniziato a lavorare con Novamont, non solo Coldiretti continua a lavorare con Novamont, ma Coldiretti vuole davvero, immagina un futuro in cui i modelli replicabili in Novamont possano diffondersi sui nostri territori e creare valore aggiunto sia in termini economici ma sia soprattutto anche in termini ambientali e sociali sui nostri territori. Grazie.